La liberazione del Sud dipende solo da coloro che vi abitano. Una conversione potente, un cambio di passo, un modo diverso di ragionare. Gli altri devono aiutarci, ma chi si deve aiutare sono soprattutto i meridionali, noi, ciascuno di noi attraverso l'impegno. Per troppi anni abbiamo scaricato su altri e altri non sono mai in grado di farlo, anzi se fanno qualcosa che peggiora la realtà. Quindi noi dobbiamo arrivare a una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione che io chiamerei semplice, banale, quella di riconquistare di nuovo le questioni più essenziali della nostra liberazione, che è la fiducia in noi stessi e quindi la radicalità dell'impegno rispetto alle cose che non vanno. Questo la CISL dice da diverso tempo, tra mille discussioni, ma in queste ore, in queste giornate si vede chiaramente che è l'unica possibilità che abbiamo. Se i grandi progetti non vanno avanti si gioca la credibilità personale e noi ovviamente saremo un pungolo per questa giunta, perché 2 miliardi e 700 milioni devono essere la risposta a questa paziente, a questo paziente lavoro di cucitura che anche un sindacato confederale come il nostro ha saputo fare sul territorio. La regione e il comune devono dare, i comuni devono dare subito una risposta, devono rinunciare all'IRAP, per ogni nuova assunzione rinuncino all'IRAP e facciamo in modo che si possano creare posti di lavoro. Spero che ce la faccia, perché Franco Marini proverbialmente rappresenta colui che unisce le realtà e non le divide.